Il nuovo pastore della diocesi di Caserta ha iniziato un percorso molto forte nella nostra comunità, nella nostra associazione, nel mondo dei deboli, dei disagiati, dei meno ambienti, degli scartati, di tutti quelli che hanno necessità. Lui in questi giorni si vede che Ischia è stato un luogo di formazione importante come suo primo vescovato e oggi a Caserta sta facendo già nelle prime settimane si vede un lavoro importante sia sul tema del diritto dei deboli e sia sul tema del diritto alla salute. Che le istituzioni politiche, anche quelle religiose, facciano squadra per dare risposte a un territorio in difficoltà, che non è solo quello della Caserta, ma è tutto il territorio nazionale a causa del Covid. Adi, è fondamentale sia le istituzioni civili sia quelle religiose che attraverso un percorso comune di stare insieme, di proporre insieme, di avere una visione insieme, di avere una strategia comune, diamo certezza ai nostri cittadini, diamo possibilità e occasione al futuro delle nostre città. Se gli amministratori hanno una visione, hanno lungimiranza e se la Chiesa accompagna con i suoi valori, con la sua etica, con la sua morale e soprattutto con il suo percorso religioso, il nostro spirito, le nostre comunità, noi possiamo costruire veramente una proposta forte. I vescovi sono fondamentali per le nostre diocesi, i parroci sono fondamentali per le nostre parrocchie e insieme alle istituzioni possiamo costruire una speranza per il futuro delle nostre città.